Ah, questa è divertentissima, ragazzi, la volevo fare da tantissimo. Se ricordate, in passato abbiamo visto le caratteristiche principali, anche un po' buffe, di alcuni attori, tipo Sean Bean che muore sempre, Clint Eastwood che ti guarda malissimo tutto il tempo alla Clint Eastwood. Oggi vediamo 10 attori che nei loro film sono sempre, o erano, purtroppo, sempre i cattivi. Benvenuti quindi su WatchMojo Italia e mi raccomando, prima di cominciare attivate la campanellina degli avvisi e rimanete sempre aggiornati. Alla numero 10, Peter Stormare. Uno di quei grandi caratteristi il cui nome, magari così di primo acchito, a molti potrebbe non ricordare un volto, ma appartiene alla categoria di quelli che appena li vedete fate: ah sì sì, lui, il russo pazzo. Perché in effetti, pur non essendo né russo né tantomeno pazzo, lui nei suoi film è sempre un russo pazzo. Sono una marea di ruoli in film secondari e anche grandi pellicolone tipo Minority Report o John Wick, in cui perennemente con occhi arrossati da alcol e droghe e accento fortissimo ti spiega come si reciti nella parte del russo pazzo. Perfino in Constantine, che fa il diavolo, quel suo diavolo, sembra non un pazzo qualunque, un russo pazzo. Guardate com'è russo, guardate com'è pazzo. E alla numero 9, Christoph Waltz. Comunque Stormare è svedese, Christoph Waltz è tedesco, e il Nord Europa rende bene a livello di cattiveria. Evidentemente, non so, sarà quell'espressione un po' dura, i lineamenti forti, sarà che Christoph Waltz ormai con quello sguardo inquietante hai paura che uccida qualcuno, anche fosse in un film sui Vangeli nella parte di Gesù Cristo. Bastardi senza gloria l'ha segnato, ovviamente. Certo, Django è un altro ruolone che lo redime un po' agli occhi del pubblico, ma abbiamo Hans Landa, 007, Cacciatori assatanati, Richelieu, con quel baffettino maligno e il sorrisetto sempre di chi sta pensando a come squartarti. Christoph Waltz è il cattivo. E alla numero 8, Helen Bonham Carter. Ma almeno Christoph Waltz ci prova a mascherare la sua cattiveria, che è ciò che comunque lo fa risultare ancora più malvagio. La cara Helen invece, beh, io sono sempre stato convinto che sia così anche nella vita reale. Non è possibile. Se un ruolo è un ruolo, due ruoli sono una coincidenza, tre ruoli sono una prova, i suoi capelli sparati da schizzoide tarantolata, la sua espressione da maniaca omicida in ogni film di Burton, in Harry Potter, nei Miserabili, in tutto, lei è sempre quel personaggio, non si scappa, sembra pazza, è pazza, ne sono sicuro. E al numero 7, Jason Isaacs. Oh, ma guarda un'altra volta un volto di Harry Potter. Che aria tirava in quel set? Un'aria di malvagità. Giasone Isacchi, che noi altri amiamo in particolare per il doppiaggio, devo dire, che concorre nel renderlo ancora più viscido, infingardo, con quel tono tutto mellifluo, no? Che ormai associ al suo volto, che però ha una carica espressiva di pura cattiveria incredibile. Attore anche teatrale, tra l'altro, Isaacs si vede. Cercare di ricordarlo in un ruolo in cui il suo sguardo non sembri quello di chi sta contemplando un futuro omicidio sulla mezza distanza, tra Lucius Malfoy, il patriota e mille altri, Giasone è un vero cattivo. E alla numero 6, Tilda Swinton. E la Tildona anche, oddio, ho sempre avuto un debole per lei, è la mia attrice preferita, anche grazie alla sua particolare espressività, dovuta, immagino, al fatto che sembri provenire più che altro da un qualche pianeta extrasolare. Di una bellezza non umana, Tilda è scesa sul pianeta Terra, scordandosi però di dire che veniva in pace. Nei suoi film è cattiva come poche altre, sempre dall'aria enigmaticamente insinuante di chi sta pensando mille cose mentre le parli, e 999 sono supposizioni su come ammazzarti, tra vecchie tirannica, regine con manie di potere, sexy vampirone dall'animo gentile, ma comunque istinti vampireschi, è Tildona. E alla numero 5, Willem Dafoe. Così come Willem Dafoe ha un nome che ti racconta già tutto: Guglielmo il Nemico. Una garanzia di successo nel panorama del villain cinematografico. Di contro, lui, al maschile, è uno dei miei attori preferiti. Anche lui dalla grande carica teatrale, da palcoscenico, anche in come parla, nell'espressività proprio corporea, da guardare sempre pure in inglese, necessario. Il suo volto è uno di quei, non so, avete presente quei mascheroni tichi di qualche demone voodoo subtropicale? La sua espressione perennemente settata sull'omicida, lo sguardo scavato e che trafigge, è ovviamente quello di Norman Osborn, ma anche di mafiosi, vampiri, custodi impazziti, magnifico. You know how much I sacrifice! E alla numero 4, Gary Oldman. Vecchio pazzo, ha provato a rifarsi una carriera da buono con Jim Gordon in Batman, ma non basta, vecchio Gary, un ruolo per farne dimenticare altri 870. Da pazzo furioso. Per Diana, Gary Oldman passa per cattivo schizzato pure quando non lo è, con Sirius Black e Harry Potter. E poi abbiamo il quinto elemento, Leon, Dracula di Bram Stoker, doppia Lord Shen in Kung Fu Panda 2, riesce a essere cattivo anche nella parte di un pavone in un cartone animato. Gary Oldman,
Pullman ti renderebbe quel pavone il pavone più cattivo della storia dei pavoni cattivi al cinema. Gary Oldman è cattivo in tutti i ruoli. Everyone! E alla numero 3, Ralph Fiennes. Non lasciatevi ingannare da qualche ruolo recente tipo M in 007 o da buono in capolavori di nicchia come Strange Days, in cui comunque è anche lì un bel deviato. È lo zio Ralph, meglio conosciuto anche come Lord Voldemort. Già basterebbe quello. E il fatto è che parrebbe che Harry Potter ti indirizzi verso una carriera di pura malvagità a questo punto. Ma abbiamo comunque per Fiennes anche un serial killer in Red Dragon, qualche psicopatico, un nazista ancora più cattivo dell'immaginabile in Schindler's List. È stato cattivo così tante volte che qualche tempo fa ha dichiarato lui stesso che basta ruoli da cattivo perché non ne può più e chiedono troppo alla sua mente e alla sua performance. Ma ci rendiamo conto? E alla numero 2, Christopher Lee, mitico, eterno. Credo che dal giorno della sua dipartita il paradiso si sia rivoluzionato in modo notevole, stando infatti al solito precetto del vai insegnare agli angeli a... Beh, lui in caso è andato a insegnare agli angeli come essere super malvagi. Quindi mi immagino che il regno dei cieli ora sia un regno del terrore sotto la sua supervisione. Quest'uomo dalla vita lunga e interessantissima, andate a informarvi se vi va, veramente avventurosa, nella carriera poi cinematografica ha succhiato sangue a giovani donzelle, picchiato James Bond, massacrato Jedi, tonfato Gandalf creando orde di orchi per distruggere il mondo. Tutte, la fatte tutte quante. Non troverete qualcuno che è stato più cattivo del Cristoferone. I miei poteri si sono raddoppiati dal nostro ultimo incontro. Bene, a doppia superbia, doppia caduta. La numero uno però c'è Alan Rickman. E concludiamo con un altro compianto attorone. Credo che per la mia generazione sia arrivato dopo più che altro per il ruolo di Piton, comunque leggendario. Ma Rickman è stato anche lui attore shakespeariano in passato e di grandi filmoni, comunque anni 80 e 90 pure. Per la verità io l'ho sempre trovato come se avesse una faccia, un'espressione da buono, non so, con voglia una certa convinzione e fermezza in quello sguardo. Però purtroppo, cioè per fortuna, visto come recitava, è sempre stato cattivissimo al cinema, almeno un buono in incognito, ecco. E quello sguardo dall'alto verso il basso, un po' disgustato in effetti, rendeva la grande. Allora, è piaciuta questa lista? Pensate per caso ci sarebbero potuti stare altri attori? Fatemi sapere qua sotto nei commenti e ci vediamo domani per un'altra top.